E allora il nuovo mito, come diceva anche l'onorevole Scotti, è necessaria una svolta radicale, per far che cosa? Per superare quel conflitto di cosmologie in cui noi oggi siamo impantanati. La cosmologia scientifica, che riposa sulla quantità e tenta di eliminare del tutto il fattore soggettivo, in fondo ci gioca un cattivo scherzo, perché il fattore soggettivo non si elimina, no, dal mondo umano, perché noi siamo, dopo tutto, parte del mondo, apparteniamo al mondo. Ed è ingenuo anche pensare che noi per la prima volta oggi abbiamo una visione oggettiva dell'universo. È una grande ingenuità, perché appunto noi facciamo parte di questo universo. E quindi, come è stato ricordato, l'osservatore dimentica se stesso e legge gli oggetti solo sub specie quantitatis, è stato detto e ricordato prima. Però nemmeno l'aspetto oggettivo può essere eliminato, vedete anche qui, no? Si cammina sulla linea di rasoio. Perché? Perché non possiamo accedere a una prospettiva idealistica. E Panica dice giustamente: il mondo non è né oggettivo né soggettivo, no? È come la non dualità, no? Né così né così. D'altra parte, e questo è il punto dove bisogna anche guardare, le cosmologie tradizionali non possono aiutarci, perché le nostre attuali conoscenze non ci permettono di condividerle più, quindi non possiamo nemmeno abitare nel vecchio mito. E d'altra parte non si tratta nemmeno di coniugare, se facciamo una bella sintesi tra cosmologia scientifica e cosmologia tradizionale, nemmeno questo funziona, perché occorre trasformarle entrambe, e dunque trasformarle entrambe significa entrare in un nuovo orizzonte. E qui c'è la descrizione del nuovo mito che ha già fatto Padre del Sa, su cui non mi soffermo. Panica sostiene che il divino non solo esiste e non è una proiezione dell'uomo, ma è qualcosa di più, di differente, che non si può ridurre all'umano e al cosmico. E naturalmente viene espresso con i linguaggi delle più diverse culture. Ed ecco quindi la nostra difficoltà al dialogo, perché ogni esperienza è incarnata in un linguaggio, e un linguaggio è naturalmente limitato. Ma questa dimensione è reale e d'altra parte non è né indipendente né separabile dall'universo. Pervade ogni cosa, né si può afferrare come un corpo, né si può intendere come un'idea. Cito: il mistero divino, Dio, non è né un idolo, né una formula, né una cosa, né un concetto. Quindi il mistero divino non è né un essere supremo, né una sostanza separata. E per venire all'uomo, l'uomo non può essere ridotto alla terza persona, esso, come fa la scienza, perché è il punto dove l'intera realtà si tocca. E se noi disfacciamo questo punto di incontro, non comprendiamo più e non c'è più nessuna possibilità di integrare le dimensioni. Io credo che a questo alludano le tradizioni che definiscono l'uomo come icona di Dio, oppure parlano di Atma Brahma. E anche il cosmo è una realtà viva che non può essere staccato dalla dimensione divina e dalla dimensione umana. Panica dice: Dio, uomo e mondo sono interindipendenti e alla fine non sono né uno né tre, no, è il solito discorso, non sono né uno né tre. Ecco, Panica è consapevole di aver descritto un mito, e naturalmente ogni mito, secondo la sua idea, consente diverse interpretazioni, compresa questa, no? Anche la descrizione che si fa Panica consente diverse interpretazioni e risponda di nuovo il pluralismo. Mi pare importante dirlo questo, perché altrimenti mi facciamo in Panica di una nuova strada, e non è giusto fare, no? Queste intuizioni, scrive lui, non sono né dogmi, ma nemmeno semplice ipotesi, ma sono filosofia, che è l'unica vera sofia umana. Mi sembra ben detto e mi sembra tanto vero. No? Sono filosofia, sono amore per una sapienza più profonda. Non sono però semplice ipotesi, perché allora una cosa vale l'altra, ma non sono nemmeno dogmi. E quindi ecco, il pluralismo, cioè si può partecipare allo stesso mito senza produrre le stesse interpretazioni,
è uno degli assiomi di Panica che lui ripete spesso, soprattutto il mito del Veneto.